Buongiorno a tutti, continuano ad arrivare in redazione sollecitazioni da parte del mondo delle imprese e di tantissimi imprenditori. Tra questi abbiamo avuto un contributo di Riccardo Montesi, il presidente nazionale della categoria Legno Arredo Unital della Confapi. Montesi con forza dice che le imprese necessitano di risposte urgenti ed immediate. Ed è per questo che si dice molto preoccupato laddove le risorse e gli aiuti che la Cassa Depositi e Prestiti metterà in campo possano transitare per gli istituti di credito, perché questo porterebbe lungaggini e iter inaccettabili che non si possono tollerare. Ed ancora Montesi con forza chiede che venga applicata la direttiva del novembre del 2011, la direttiva comunitaria, che obbliga il pagamento entro 60 giorni fra le imprese private, come avviene regolarmente in tanti altri paesi. Sentiamo il contributo di Montesi. Questo messaggio è diretto alle piccole e medie imprese per manifestare la mia vicinanza in un momento difficile che vede il fermo delle attività. E una prospettiva a dir poco incerta. Non saranno certo gli aiuti promessi dal governo a risolvere i nostri problemi, anche perché abbiamo necessità immediate. E se i finanziamenti eventuali dovessero transitare dalla Cassa Depositi e Prestiti tramite le banche, ci troveremo poi ad affrontare le stesse banche con problemi e limiti che già conosciamo. Quello che da subito chiediamo al governo è l'applicazione della normativa comunitaria che del novembre 2011 che obbliga i pagamenti entro 60 giorni fra imprese private, come già avviene in altri paesi della Comunità Europea. Se coronavirus cambierà il modo di vivere delle persone, potrebbe verificarsi che molti lasceranno le città ricercando le vecchie cascine di campagna per trasferirsi, e compreso anche il recupero dei borghi abbandonati e, diciamo, per ritrovare il piacere della vita del paese. Il mio cordiale saluto e augurio a tutti i colleghi imprenditori di qualsiasi settore, e sperando che presto avremo novità che possano incoraggiare quello che il lavoro che noi vorremmo proseguire. Un abbraccio e un saluto va anche a quanti in questi giorni si stanno adoperando per difenderci da questo maledetto coronavirus, capito, che sta modificando tutte le nostre abitudini. Grazie, a presto. Ringraziamo il presidente di Unital Confapi Montesi per il suo contributo. Continueremo a trasmettere contributi di altri imprenditori, di associazioni di categoria, di rappresentanza, per poter dar voce a quanti hanno qualcosa da dire su questo particolare momento del nostro paese. Grazie a tutti.